Ciao e bentornati su Uncome. Nel nuovo video tutorial di oggi vi spiegheremo come fare il macaco. Per fare il macaco vi raccomandiamo innanzitutto di imparare a fare il ponte. Ci collochiamo in posizione e realizziamo l'arco del ponte a partire dal basso. Collochiamo il braccio con cui ci sentiamo più sicuri e inarchiamo la schiena aiutandoci con l'altro braccio in questo modo. Io l'ho fatto con il braccio sinistro, ma voi potete utilizzare quello con cui vi sentite più a vostro agio. Cos'è il movimento del macaco? Potremmo definirlo un flick indietro, da terra, ma senza dare tanta spinta. Per cominciare, dobbiamo sederci e spingerci all'indietro come per fare il ponte. Collochiamo il braccio con cui siamo più sicuri dietro la schiena e facciamo alcuni salti verso l'alto. Poco a poco tendiamo verso il lato, in questo modo, per poi appoggiare il braccio. Se non ci sentiamo molto sicuri all'inizio, possiamo esercitarci con il movimento di lato, e non subito all'indietro. In questo modo, un po' alla volta, dovremo saltare verso l'alto e, realizzando anche il ponte, riusciremo a compiere tutto il movimento del macaco. Fino ad ora abbiamo saltato tenendo il braccio su cui non ci appoggiamo di lato, ma solo per esercitarci. La forma corretta è di realizzare il ponte passando il secondo braccio in alto in questo modo. È importante darsi molta spinta con le gambe per arrivare a prendere velocità e quindi riuscire a fare il macaco. Ora realizziamo tutto il movimento per intero. Per avere più forza nelle braccia possiamo realizzare delle verticali su di un braccio solo, in questo modo. Speriamo che il video di Uncome vi sia piaciuto. Se è così, lasciateci un commento. Per vedere altri video tutorial di acrobazie e di ginnastica artistica, iscrivetevi al nostro canale. A presto!